Io comincio il mio intervento leggendo il secondo punto della nostra interrogazione. Se non ritenga di, per evitare una nuova audizione di commissione di soggetti gestori, si trasformi nell'ennesima ed inutile passerella, rischi di diventare un vuoto rito post emergenza di consultare, eccetera, eccetera, eccetera. In parte mi sa che abbiamo centrato proprio questo problema. In parte oggi credo che abbiamo assistito un po' a un rito post emergenza. Diciamo che con tutti i dati che abbiamo sentito in modo puntuale oggi, dove veniva descritto ovviamente ogni azione fatta, ogni problema affrontato, o almeno sentamente quelli più eclatanti o quelli più particolari, mi viene altresì da dire che l'operazione è riuscita ma il paziente è morto. Questo è diciamo, un po' lo spirito con cui ho assistito a questa audizione, e mi sono trovato stranamente concorde con quasi tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Questo la dice lunga, perché non credo che la mia sensazione sia stata solo mia dell'audizione di oggi. Questo mi dispiace, perché dopo quello che abbiamo ascoltato nel 2015, dove il problema erano i candelotti di ghiaccio, oggi abbiamo scoperto che abbiamo fatto inutilmente un piano forestale, dovevamo cementificare tutto, facevamo prima. A parte la provocazione e la battuta, certamente non possono essere né le piante né le foglie, perché quelle sono gestite dalle persone. Se le piante e le foglie sono un problema, vuol dire che le persone l'hanno gestita male. E non mi interessa chi, qualcuno l'ha gestita male, punto. Le responsabilità devono venire fuori, e credo, come si è detto anche dagli interventi che mi hanno preceduto, e mi trovo assolutamente d'accordo, che ogni tanto che qualcuno dica c'è stato un problema, non siamo riusciti ad affrontarlo fino in fondo, o non neanche dica abbiamo sbagliato, o abbiamo sottovalutato il problema. È importante quello che ha detto in modo anche accalorato il collega Taruffi, mi trova perfettamente d'accordo, e questo per me è anche un motivo di preoccupazione. Mi trova perfettamente d'accordo quando dice che le parole sono importanti. Se parliamo di emergenza, adesso quando viene giù mezzo metro di neve parliamo di catastrofe, cioè dobbiamo dare un peso alle parole, un significato importante, perché a quelle poi vengono accodati azioni e impegni da parte di tutte le istituzioni per affrontare quello che è stato definito. Quindi la definizione di per sé è fondamentale. E mi viene da chiedermi se in Emilia Romagna 10 cm di neve sono un'emergenza, sono un problema per la distribuzione di energia. In quei territori, in quelle regioni dove vedono nevicate ben più copiose, abituali nei loro territori, cosa succede? Cosa fanno? Cioè, perché da noi con 10 cm di neve non siamo capaci di gestire la cosa o di prevedere quello che potrà succedere? La protezione civile insegna, e qui qualcuno può dirmi se dico una sciocchezza o meno, che quando si cerca di addestrare il proprio personale, addestrare le squadre, si lavora per scenari, giusto? Si lavora per scenari, cioè si simula quello che potrà capitare e si agisce per allenarsi ad affrontarlo. Ecco, qui secondo me non è stato fatto da chi doveva farlo, ecco, questo è mancato. Che poi questo addestramento per scenari dovesse coinvolgere più soggetti e non solo il gestore, io quasi quasi lo do per scontato, ma qualcuno doveva fare in modo che questa situazione la affrontasse. Abbiamo avuto 2 anni di tempo, 2015 doveva insegnarci questo, ok? Secondo me questo non è stato reso efficace, perché l'efficienza, almeno dalle slide che abbiamo visto, c'è stato, l'efficacia sicuramente è mancata. E, una curiosità che sono un po' da informatico vorrei chiedere, ma giusto per tornare un po', uscire un po' dalla parte, diciamo così, un po' più critica ed arrivare alla cosa più propositiva. Mi interessava sapere, ma mi sa che visto l'orario e visto gli impegni farò fatica ad ascoltare la risposta, mi interessava sapere se per quanto riguarda autostrade le informazioni, i dati che vengono comunicati a diversi livelli per poter avvisare chi di dovere dei disservizi eventualmente esistenti in quel periodo, in quella zona, il casello chiuso piuttosto che l'intervento di rimozione di blocchi autostradali per qualunque motivo, venissero forniti anche ai gestori, grossi player di mappe online.
perché molti usano anche quei servizi ormai abitualmente, piuttosto che dei servizi più canonici, radio eccetera, per cui avere chi gestisce, chi segue, usa il GPS, il navigatore per intenderci online e riceve un alert proprio attraverso questi player, credo che sia assolutamente importante, utile. Mi chiedevo, la curiosità era quella, se Autostrade fornisce anche a loro questo tipo di comunicazione. Grazie.